Non so, raga, se avete presente che ci sono. Tra l'altro, ho la maglietta al contrario, me ne sono accorto adesso. Perfetto, video epico. Non so se avete presente, raga, che ogni tanto le ragazzine, quando incontrano il loro idolo, cioè tipo su Instagram, scrivono testi chilometrici per spiegare come è andato l'incontro col loro idolo partendo dal Cenozoico. Magari hanno incontrato Ed Sheeran alle 17 del pomeriggio e partono dicendo: "Ah, la sera prima io stavo mangiando i broccoli con gli asparagi. Oggi voglio fare io la ragazzina fangirlante." Perché ieri, come ormai sapete già tutti, quindi che faccio la sorpresa, ho incontrato Martin Garrix. E perché ve lo dico in questo video? Perché diceva: "Che cazzo ce frega di cosa hai fatto ieri?" Ve lo dico in un video addirittura, perché la giornata di ieri è stata. Sono successe delle cose troppo ignoranti, cioè non avete idea. Vi lascio al video. Allora, siamo a Monza, stiamo andando da Garrix e Bieber. So che a me di Bieber non mi frega un cazzo. Io voglio Garrix. Secondo, è la persona che amo di più nel mondo dopo Selena Gomez. Cioè, proprio da limonata, beh, facile. Sono qui con. Ci sono Giuseppe, c'è Tudor. C'è anche la Pula, ma dettagli. Adesso in realtà non so se riusciremo a fare la foto, eccetera. In realtà a me non importa, a me interessa vedere il live. Io sono qua per questo. Però in teoria ci hanno detto che forse riusciamo a fare un meeting. E questa cosa potrebbe essere un attimino depilizzante. Si dice depilizzante, non me ne frega un cazzo. Se si dice no, io lo dico. Cosa vuoi, papà? È un vlog, papà. Perché, papà, non ci fanno entrare se fai così? Ciao, salve, salve. Siamo amiche, siamo della stampa noi. Noi siamo giornalisti. Salve. Giornalisti, stampa. Siamo giornalisti, ve lo giuro. Non è vero. Grazie, papà. Perché noi entriamo agli eventi passando per giornalisti, no? Quindi dobbiamo mantenere un attimo una linea autorevole. Una volta finita di registrare sta clip, siamo entrati nel camerino di Martin Garrix. Poi non vi spiego come cazzo abbiamo intrallato. Raccomandati di merda. Sono entrato nel camerino di Martin Garrix e c'eravamo io, Martin Garrix e Fedez. La prima cosa, ve lo giuro su Dio, la prima cosa che sento provenire dalla bocca di Martin Garrix, si gira e fa 130. Ho avuto un attimo di. Cioè, cosa? Cosa? Come? Perché questo cristiano ha detto 130 e poi c'era Fedez lì vicino e l'ho guardato e gli ho detto: "Ma gli hai spiegato la roba del 130?" Perché Fedez mi facendo di sì ridendo. 130 Martin Garrix si vola! Allora io guardo Garrix e gli dico: "Guarda, se dici questa roba sul palco, in pubblico, quando fai l'evento, la gente impazzisce, diventa scema perché non hai idea di che cosa." Gli ho detto ovviamente in inglese, non così. Shish. Perché molti mi hanno scritto: "Fabi, ma sei tu che hai detto a Garrix di dire 130?" Perché Garrix poi sul palco ha urlato 130. In verità no, non sono stato io, è stato Fedez prima di me. Io sono entrato e poi gliel'ho ribadito perché ho sentito che ha detto 130 e quindi gli ho detto anch'io: "Guarda, veramente dillo sul palco che spacchi tutto." È stato troppo divertente. 130 Martin Garrix Poi abbiamo fatto. Ovviamente non ho registrato il discorso che abbiamo fatto io e lui, abbiamo parlato un po', non mi sa che tanto che cazzo le frega. La foto è questa. Veramente figo. Questo è successo prima dell'evento. Vi faccio vedere cose che sono successe durante l'evento di Garry. Buona visione. Questa è la foto. Volevi. Là c'è Martin Garrix. Qua c'è questo tamarro. E qua c'è papà. Ciao papà. Aspetta, guarda papà tamarro. No, no, tamarro. Dai, papà tamarro. Ma cos'è? Ti sta bene però. Scusatemi raga, ma anche io sono fan e devo filmare il drop. Questo è sotto effetto di paste però. Uguale ma di carri. Quante paste hai preso? E avevi un po' eri un po' con. Dai, dovevo rinfrescarti. E cazzo ridi. Ok ragazzi, in tutto questo alla fine abbiamo risolto che qua all'evento c'è anche Albano. Non mi chiedete perché c'è Albano. Adesso chiediamo un selfie ad Albano. Ci siamo? Che cazzo ci fa Albano
ad un concerto di Martin Garrix. Basta, comprate i CD di Albano, non avete capito niente, quest'uomo è un idolo. E niente ragazzi, noi eravamo venuti in pace a vedere Martin Garrix, poi è successo questo, perché siccome è un evento pieno di ragazzi, è successo questo. Ed è questo il motivo perché non possiamo andare agli eventi. Abbiamo visto Garrix, è stato molto figo. La guest star di oggi rimane Albano, perché Albano è sempre un figo. Passando ragazzi a un argomento che non c'entra praticamente nulla, però ci tenevo a dirlo in questo video perché si tratta di una cosa molto importante che è avvenuta in questi giorni. Mi hanno chiesto di parlarne e io lo faccio assolutamente con piacere. Riguarda ragazzi il discorso del cyberbullismo. Non ho ancora mai fatto un video dedicato a questa cosa e molto presto lo farò. Non l'ho ancora fatto perché quando parlo di qualche cosa ci tengo ad essere informato a 360 gradi su tutto quello che succede. Quindi voglio fare un video in cui parlo del bullismo, perché so che tantissima gente ne soffre. Anche dopo aver visto 13 io mi sono informato su che cosa significa, su che cosa succede e come poter aiutare chi ne soffre, insomma, perché molti di voi mi scrivono anche di questa cosa e quindi siccome è un argomento che riguarda un pochino tutti ci sta che ne si parli, anzi è doveroso parlarne. Oggi non vi parlo di questa cosa perché voglio farci appunto un video dedicato, però ieri, che era domenica, è entrata in vigore la legge sul cyberbullismo. Che cos'è la legge sul cyberbullismo? È una legge che tutela i minori per il cyberbullismo, quindi chi soffre di cyberbullismo, chi soffrirà da adesso in avanti di cyberbullismo, potrà denunciare, proprio denunciare nel vero senso della parola, il bullo da 4 soldi che lo sta offendendo sul web. Vi lascio l'articolo in descrizione che ne parla, perché io ovviamente non sono super ferrato sull'argomento e non mi va di dirvi cose che magari poi sono vere a metà, quindi leggetevi l'articolo qua sotto. Vi ripeto, poi più avanti farò un video su questa cosa, non su questa ma su tutto l'argomento del bullismo in generale, perché non l'ho mai fatto, però volevo dirvi che da adesso in avanti è entrata in vigore questa legge e date un'occhiata. Quindi ragazzi, io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che Albano si sia divertito. L'importante era questo alla fine, poi vabbè, l'importante è che Albano si diverta. Come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche ai vari social che come vi ho detto nella descrizione. Se non siete riusciti iscrivetevi, ci rivediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Sì Justin, dai Justin, dai Justin, che ci sono tutti i tuoi fan a vederti. Dai Justin, oh che cazzo.